Benzilla, cortile della Biblioteca Civica di Saronno, secondo giorno. Oggi sul palco ancora contest tra band del territorio. E com'è andato il primo giorno? Ma il primo giorno è andato bene, abbiamo avuto il primo gruppo, mi ha colpito parecchio perché sono, cioè, un gruppo di ragazzi giovanissimi, 14-15 anni, che nonostante il basso tasso tecnico, diciamo così, ci hanno messo comunque un cuore veramente incredibile, e questo forse conta tantissimo nella musica, quindi è una cosa bella. Poi niente, ho suonato anche gruppi un po' più importanti come gli Edera, le Fate Sono Morte, che sono anche molto affermati sul territorio. Io personalmente mi sono divertito tantissimo, sono il cosiddetto uomo di palco, e anche stasera mi ripeterò, insomma. Bene, questa sera avremo sul palco dalle 18:30 avremo i Gugda, poi avremo i Chemical Scream, a seguire dalle 21 avremo i Just a Ride, i Comet, poi avremo Elton Novara e alla fine chiuderanno il concerto i Plankton Dada Wave. E cosa ti aspetti da questa sera? Ma mi aspetto di vedere lo stesso spirito agguerrito di ieri sera, perché comunque, come ho già detto sia sul palco che ieri nell'intervista, aprire un concerto ai Lombroso, a Omid, agli sportivi può dare visibilità, quindi secondo me è importante. Quindi domani terzo giorno e noi saremo qui? Noi saremo qui e vi aspettiamo. E speriamo stasera un bel po' di gente a fare casino. Sì, basta, Italia-Germania è andata come doveva andare, quindi stasera non ci sono impegni di nazionale. Perfetto. Allora ragazzi, direi di non perdere altro tempo perché sennò sforiamo. Loro sono i Chemical Scream, buon ascolto e ci vediamo dopo. Facciamo due chiacchiere dopo col chitarrista artigiano, sì, magari, se ci concede 5 va minuti. Bene. Buon ascolto a tutti, ciao, Chemical Scream. Grazie pubblico. Possiamo ripartire con quella di prima? Nostro pubblico fedelissimo. E meno male che ci siete voi. Time is running out. Time. Grazie Chemical Scream. E allora ragazzi, vorrei ricordarvi, anzitutto vorrei ringraziarvi per essere presenti, vorrei ringraziare tutti coloro che sono in cucina e in casa, soprattutto colui che fa così, il più tamarro di tutti, ovvero Leonardo Maletta del Barbagianni. E ringraziamo anche, l'ha fatto prima il nostro amico Diego, ma noi ringraziamo ancora il Comune di Saronno e l'Informa Giovani nella persona di Elena, che anche lei agita le mani. Chi agita le mani vuole un saluto, quindi agitiamo le mani. Allora, chi vincerà questa due giorni di contest, come abbiamo detto anche ieri, aprirà la serata di domani sera. Aprirà i Lombroso, che sono un duo milanese, secondo me, notevole, il cui leader fondatore, diciamo, era il violinista degli After Hours, gruppo di punta della scena milanese ormai da molti anni. Aprirà poi, lo so che lo sai ma devo ricordarlo amico, aprirà poi a Omid dei Verdena, o Omid come volete voi, che è, diciamo, l'uomo tuttofare degli ultimi Verdena, e poi agli sportivi. E allora vorrei fare un attimino due chiacchiere con Skrillex, il chitarrista di Chemical Scream. Perché ho visto questa chitarra bella fatta da te coi LED, vieni a raccontarci un attimo come l'iter della costruzione di questa chitarra. Mentre c'è il cambio palco, intanto si preparano i Just a Ride, mi raccomando, sosteneteli. Un attimo che si sistema il tutto. Vorrei ricordare che Saronno Web TV è presente col suo capo spirituale, Piero, un applauso! Grazie. Prego, raccontaci la storia della tua chitarra con questo LED che cambia colore. Era un pezzo di legno. Una volta era un tavolo. Cos'è, Pinocchio? Una volta era un tavolo. C'era una volta un pezzo di legno a forma di triangolo, una figa di legno. Vabbè, allora... È una Manson fatta da me,
controller mini touchpad, è quella di Matthew Bellamy di Muse. Okay. Ah sì, cosa? Il microfono, se no si sente bene. Ma non gliene frega nessuno. Sono più interessati ad averla spaccata, tanto non funzionava stasera. Siamo un gruppo povero, l'abbiamo siamo un gruppo povero e mi scuso con Charles Manson per avergli copiato il brevetto di questa chitarra. E anche con Matthew Bellamy per copiargli i suoni. E anche con Tom Morello per copiargli i suoni da oggi. Saluto la mia mamma e mio papà. Saluto. Ciao a quelli che sono venuti. E la Camilla. Ciao Camilla, la nostra fotografa. Lei è quella con i capelli rossi. Fa le foto. Ciao a tutti. Grazie Chemical Scream, adesso un cambio palco, ci saranno i Just a Ride. Ho intravisto qualcuno degli Edera che hanno suonato ieri sera, facciamo anche un applauso a tutti coloro che hanno suonato ieri sera, e vorrei ripeterlo nonostante la semifinale dell'Europeo, bravi ragazzi, a dopo, ciao! Siete? Lupo? Lupo? Esco da lì? Sì, io esco, quindi sono da qua, da lì esco, ok, per me va bene. Iniziamo e con i volumi ci arrangiamo, facciamo un pezzo in cui puoi fare un po' di volumi. Ragazzi, adesso siamo in compagnia dei Just a Ride, come abbiamo detto anche prima siamo un po' fuori con le tempistiche, quindi presentiamo solo velocemente la band, dai. Di dove siete? Misti, mi hanno detto. Tutto attorno a Saronno. Tutto attorno a Saronno, quindi diciamo Saronno così troviamo una via di mezzo e non se ne parla più. Va bene, dopo magari facciamo due chiacchiere, non perdiamo altro tempo. Buona suonata. Ciao ragazzi. Il mondo è come un giro di giostra al Luna Park, e quando ci sali sopra pensi che sia vero, perché è così potente la nostra mente. La giostra va su e giù, gira e rigira, da tremiti e brividi è tutto colorato ed è rumoroso e ci si diverte per un po'. Molte persone sono sulla giostra da molto tempo e iniziano a chiedersi: è tutto vero? O è soltanto un giro di giostra? Altri invece si ricordano, si girano verso di noi e ci dicono: non avere paura, non preoccuparti, mai, perché è solo un giro di giostra. E noi uccidiamo quelle persone. Fatelo stare zitto, ho scommesso un sacco su questo giro. Guarda le mie rughe d'espressione, guarda il mio conto in banca, la mia famiglia. Questo deve essere vero. È soltanto un giro di giostra. It's just a ride. And you can change it anytime you want. It's just a choice between love and fear. Allora, uno dei primi gruppi del contest che ha qualche eco un po' post-rock, secondo me. Cosa ne dici? Cosa ci dici? Sì, voi, certo. C'è qualche eco, Mogwai, fonti di ispirazione, vai. Sì. Mi hanno già fatto questa domanda, ho già fatto una figuraccia. Risponderò nella stessa identica maniera. I grandi nomi del post-rock, fondamentali: Mogwai, 65 Days of Static. Poi vabbè, noi siamo tutt'altra cosa, nel senso. Noi, Do maggiore, Pentatonica, due stronzate, tre autodidatti e uno che se la mena un attimo, ma siamo quattro pippe, dai. Ah, se la mena è chitarrista? Guardalo. Ma no, io lo conosco da tempo, è un caro amico di un mio amico, quindi... E niente, però di italiani, di post-rock, c'è qualcosa di interessante oltre ai Port Royal?
solo i Port Royal. No. Anche i giardini di Miró, che altri, non io, hanno avuto la fortuna di vedere dal vivo. Cioè, e gli Offlaga Disco Pax, che non c'entrano niente col post rock, ma sono, cioè, sono troppo. Nel senso, gli vogliamo troppo bene. Gioco di società ti piace l'ultimo degli Offlaga Disco Pax? Max Collini, secondo me, è una buona risorsa per la musica italiana. Abbiamo 4 copie. Vai. Dico che ne abbiamo 4 copie, non è... Perfetto, va bene. Prego, prego. Abbaiano da dietro, ma poi non vengono al microfono. Pavidi, diteglielo, pavidi. Ragazzi, grazie ancora. Buona serata, buon proseguimento, rimanete con noi. Adesso c'è un cambio palco con i The Comet e ci vediamo dopo. Ciao. Per finire. Sì. Bella, bravi. Ragazzi, prima di presentarvi il gruppo che adesso ci diletterà con la sua musica, vorrei ricordarvi che sono in vendita le magliette dei Benzilla Saronno Telesuona, esattamente a quel banchetto dove c'è quella ragazza molto carina che vi accoglierà. Il costo delle magliette è di 8 euro. Loro sono i The Comet e prima di iniziare a suonare il cantante leader, chitarrista, vuole dirci qualcosa. Buonasera a tutti. Saronno corniciata da una notte di stelle. Corrado Cammevali alla chitarra, Manuela D'Andrea al basso, Luca Vitaliano alla batteria, io sono Matteo. Questi sono i Comet. Facciamo una musica stranissima. Pensate, Italia 2012. Siamo in 4. Chitarre, testi in inglese, brani originali, Fire and Rock. Buonanotte, The Comet. Voce. Cambio palco. Però vorrei chiedere a Matteo una cosa. Matteo, ci sei? Ci hai lasciato con un'esclamazione a metà. Perché questa esclamazione? Come mai in Italia? Una rarità. Perché sono quasi 10 anni di dittatura di Britpop e i ragazzi di 18-20 anni, per uno come me che è cresciuto con la musica degli anni 80, quella buona, stanno tornando ad apprezzare un suono diretto, le chitarre nella loro spontaneità. Quindi grazie e continuiamo così. Ci sono gruppi italiani attuali che secondo te seguono questa nuova linea, nuova tra virgolette, oppure... Ce ne sono molti sparsi in giro per la penisola, alcuni sono molto validi e stanno cercando di emergere, ma i gruppi più entusiasmanti sono quelli a cui potete dare spazio in occasioni come queste, quelli che magari non state considerando ma stanno suonando alla grande nella loro cantina. Grazie a tutti. Grazie Matteo, grazie mille. Qualcuno mi ha detto Zen Circus, ma è di parte ovviamente, è anche dello staff e non può parlare. Allora ragazzi, adesso lasciamo spazio al soundcheck degli Elton Novara. Carissimo, vieni un attimo qua. Sei come il prezzemolo in questo Benzilla, Sì, il condimento da serata. Adesso ti sentiremo nella tua interezza e pienezza, va bene? Dai. Buon soundcheck, allora, a dopo, ciao. Ci sono i Panton Ragoni che sono fighissimi, grazie, buona serata. Sono Elton Novara, comprate il disco, ho bisogno di cavi nuovi, grazie. Ah.
questo ragazzo aveva una gran voglia di suonare, quindi ha bruciato le tappe, ha suonato prima del tempo, adesso siamo in orario perfetto, direi. Ciao, buonasera, grazie. Ha arrivato l'ultra pop, incentrato su Balotelli, che è? È il Balotelli rock, un genere che ho inventato io. Ah, l'hai inventato? Sì, sì. L'hai inventato dopo Italia-Germania o era una qualcosa che avevi già ideato prima? Una domanda interessante, l'ho inventato prima della nascita di Balotelli stesso. Ah, ok. E poi i genitori sono ispirati e hanno cambiato cognome dopo averlo adottato per via del Balotelli rock. Perfetto. Così. Quindi tu sei un cinquantenne in fiore, li porti bene i tuoi anni. Sì, 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 assolutamente, la ringrazio, mi ci sta provando giustamente. Direi di no. Allora, no niente, però vorrei provare a far comprare il suo EP DVD, diciamo. Vorrei far comprare il suo disco a tutta la gente che questa sera è venuta a Benzilla. Elton Novara, ma chi è lei? Lo trovate esattamente alla bancarella in cui si vendono le magliette. Costo? Dillo tu, vai. 5 euro. Per gli Elton Novara si possono spendere, giusto? Comunque vorrei ringraziare, oltre agli Elton Novara che sono stati bravissimi, un applauso per favore, grazie. Vorrei ringraziare anche il fotografo della serata, Simone Pellegrino, un applauso, grazie. Allora, ultimo gruppo che chiude il contest di questo Benzilla sono i Plankton Dada Wave. Allora, il vostro nome ha incuriosito un po' giuria, salamellari, spillatori di birra. Raccontaci un po' la genesi di questo nome, vai. Niente, dovete sapere che noi abbiamo iniziato a suonare e ci chiamavamo Plasmon come biscotti. E dato che ci siamo trovati una testa di biscotto nel letto, abbiamo dovuto cambiare nome. E dato che il nostro brand manager, il direttore marketing e tutti gli altri del consiglio di amministrazione ci hanno detto: trovate un nome abbastanza simile a Plasmon, l'unica parola di senso compiuto era Plankton, e poi il resto l'abbiamo aggiunto perché Dada Wave è quello che facciamo. Quindi vi lasciamo al Dada Wave dei Plankton, Dada Wave. Mi raccomando, cerchiamo di radunarci i gruppi che avete suonato. Grazie, troppo gentili. Ho qui gli amici di Caron, c'è un intruso cesatese, Balotelli, lui è il vero Balotelli, Elton, Novara, c'è Balotelli. Ecco, parte il gol. Dai, radunatevi, ascoltate loro, poi ci raduniamo tutti e vediamo chi avrà vinto. In bocca al lupo ragazzi, ciao. Scusate, siete pronti a roccheggiare? Siete pronti a roccheggiare? Noi no, c'ho mal di schiena, ho lavorato tutto il giorno, cioè, ragazzi... Ragazzi, adesso si smonta il palco e la giuria valuterà riunita la performance dei ragazzi e poi si eleggerà il vincitore del contest che domani sera aprirà l'ombroso Omid e gli sportivi. 5 minuti di pazienza e poi ritorniamo. Tutti i gruppi che hanno suonato in questi due giorni si radunino e poi salgano con me e i giurati sul palco, grazie. Vale. Muovedeve. Allora ringraziamo Stato Brado, Raccoon 0039, Morfeo Crolla, mi raccomando, le fate sono morte e gli Edera che hanno suonato ieri, un applauso. Scusa. Grazie. Un butta fuori sul palco per piacere. Poi Mr. Gugda che si è presentato da solo nonostante il gruppo l'abbia paccato con Elton Novara alla batteria che si è immolato per la causa. Non date coglione. Poi ringraziamo i Chemical Scream, per favore. Chemical Scream, Just a Ride, The Comet. Poi Elton Novara e Plankton Dada Wave. Un applauso a questi gruppi che hanno suonato questa sera. Elton! Vieni che ti voglio abbracciare. Che fa?
E lui deve manifestare. Siamo tipo Brad Pitt e Angelina Jolie. Va bene, va bene. Che Diego, Diego, adesso dobbiamo però continuare. Dobbiamo continuare, quindi grazie. Allora, verrà annunciato tra poco il vincitore. La giuria era formata da Marco, Fabio e Giampaolo. Un applauso, grazie. Più tre voti di giuria popolare. Quindi adesso il presidente dell'associazione Tassello, Losa Simone. Un applauso anche. Il capo di tutto. Il nostro datore di lavoro ci dirà la classifica finale. Poi pregherei la giuria di darci un commento e di motivare soprattutto la scelta dei... E motivare con due parole, Marco, la scelta dei vincitori che domani sera apriranno all'Ombroso Mide Sportivi. Grazie a tutti e adesso la parola a loro. Dobbiamo prima dire chi ha vinto? No, diciamo, diciamo il podio. Partiamo dal terzo, dal terzo classificato. Il terzo. Il terzo. Con... No, perché? No, è successa una tragedia. Un cellulare. Un cellulare, un cellulare. È caduto. Qui si sono rivolti. Capita spesso. Un pezzo è là. Un pezzo è là. Ricordiamo che non diamo dei soldi, quindi non potrà ricomprarsi il cellulare. Ricordiamo che nessuno ha avuto dei soldi. Massimo delle birre. Massimo delle birre. Birre. Vabbè, partiamo con la classifica. Partiamo dal terzo. Ringraziamo tutte le band. Già, ringraziamo tutte le band che ha già ringraziato Marco. Bravo. E terzo classificato? Il terzo classificato è... Oh. Che cazzo di suspense. Morfeo Crolla. Dove sono? Due favori, dai. Dai, due favori. Solo lui. Mi hanno mandato da solo giusto perché Morfeo Crolla è rivendibile come nome e cognome, quindi sono Morfeo Crolla. Bravo! Quante parole. Montagnoli, dici perché? La motivazione. Dacci una motivazione. La motivazione è una media matematica complicatissima. Sì, di sette, un calcolo di sette voti, della variabile. Di calcolo. Sono dei è complicatissimo. Cioè. Il loro punto forte. Ma non lo so. Non sa un cazzo. C'ho un foglio da qualche parte. No, comunque ci sono piaciuti. Matematicamente venivano fuori. Ah, no, in effetti. No, è vero. Ok. Perché c'era un pari merito e allora abbiamo dato la parola alla persona che era più idonea a valutare, il tecnico Luci. Ok, il un applauso al tecnico Luci. Sul palco anche noi. Vogliamo sul palco il tecnico Luci. Passiamo al secondo gradino del podio. Abbiamo i Just the Ride. Dove sono? Wow. Dai, due parole. Due parole. Due parole. Vieni, vieni. Forza, dai. Dite qualche cazzata. Qual è la domanda che bisogna fargli? Discorso. Presidente. Discorso. 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 Lui. Non abbiamo niente da darvi. Non abbiamo niente da darvi né però da dirvi. Neanche un po' di rispetto. Cosa ha provato in questo momento? Dedicare la vittoria a Diego. Sì. A chi vuole dedicare questa vittoria? Ecco. Alla mamma. Alla nazionale italiana. Così, così bella da vedere giocare. Un plauso ai Morfeo Crolla che hanno giocato, hanno suonato durante il secondo tempo ieri, è stato. Non li ho cagati di striscio, mi dispiace. Però erano bravi. E prima del primo posto vorrei assegnare un premio speciale. Ha deciso tutto lui al momento. Al momento, esatto. Il premio speciale. Il premio speciale. Cosa ho vinto? Uomo dell'anno! Donne, non aspettate. Non mi fido di voi. Non mi fido di voi. Cosa avete fatto? Sono dei coglioni. Dopo vieni al banchetto. Siete dei coglioni. Eh? Dopo verrà al banchetto e avrà il suo premio speciale. Un fracco di botte. Esatto. Prendetelo al volo.
No, 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 basta. No, no. Non cadere dal palco. Okay. Butta fuori. E ora voglio ringraziare. No, scherzo. Chi vuoi ringraziare? Nessuno. Vado a morire un po'. Vuoi andare a morire, vabbè. E ora il vincitore. Un po' di suspense. Elton Novara! Elton. Grazie a tutti voi, grazie a Simone, lo star di Benzilla. Non so cosa dire, quindi grazie veramente per questo. Grazie a tutte le band. Ha vinto perché ha comprato la maglietta di Benzilla. Esatto, ricordiamo che ha corrotto la giuria in modo. In realtà hanno comprato tre maglie. Tre maglie. Non è da sottovalutare. È una canotta. È Bruce Wayne il nome reale. Bruce Wayne. Querelatelo. Arrestatelo. Quindi invitiamo Elton Novara ad essere qui domani mattina alle 10 per un soundcheck lungo 11 ore. Noi gli daremo né da mangiare né da bere nell'albergo. Così bene. Dov'è Vale? E dovete anche portarvi gli strumenti. Stanotte potranno dormire con Simone Losa, però. Con Balotelli anche. No, con Simone Losa. Balotelli. C'è un materasso ad acqua, potranno dormire tutte e tre gli Elton Novara con Simone Losa. Simone Losa e Balotelli bianco, volevo solo dire questo. Yeah. Facciamo due ringraziamenti. Ringraziamo la giuria, i gruppi, il comune. I giudici. E la giuria e i giudici, cazzo. Che cazzo. L'associazione Il Barbagianni, tutto lo staff del tassello. Ciao caro, buonanotte. Elton Novara hanno vinto anche una goleador. Anche una goleador. Il comune di Saronno, l'Informa Giovani, i ragazzi del campus, basta. Questa dedicata a Simone Losa, anche questa goleador. Adesso tutte le birre a 3,50 euro, andremo avanti ancora un po'. Un saluto. Grazie a Marco Mascolo che ha presentato. Giampaolo, una parola, un saluto. Un saluto a tutti, dal pubblico. Un saluto da Giampaolo. Buonanotte, anzi, rimanete con noi che siamo ancora aperti fino alle 3. 2, 3, 4. Tanto io sto qui a dormire. Vi aspettiamo domani sera, ciao!